Chiara Ferragni è finita ancora una volta nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Perché? I dettagli a seguire nell'articolo. Cosa è successo ora fra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli? La giornalista ha smascherato ancora una volta l'influencer di Cremona. Chi segue l'imprenditrice digitale si sarà sicuramente accorto che nelle ultime ore l'interessata ha scritto un pensiero sulle persone coinvolte nelle tragedie di Valencia e Barcellona a causa dell'alluvione. Nelle sue storie di Instagram, Chiara Ferragni ha scritto: «E stoi viendo las terribles noticias que ligan desde España. Todo mi carino guay apoyó a Valencia y demás zonas que se han visto afectadas por la dana». In italiano, sto vedendo che arrivano notizie terribili dalla Spagna. Tutto il mio amore e sostegno a Valencia e alle altre aree colpite dalla dana. Ma cosa c'entra Selvaggia Lucarelli in questa storia? Chiara Ferragni e la Spagna. Selvaggia Lucarelli la smaschera ancora. Selvaggia Lucarelli ha notato un particolare su cui quasi nessuno si era concentrato. Poco dopo la storia di Chiara Ferragni sulla disperazione circa le città spagnole colpite dall'alluvione, l'interessata ha condiviso una foto dove si mostra con oggetti e abiti griffatissimi. Ma cosa ha detto la giornalista in merito? Ecco le sue parole. Lei molto colpita dalla tragedia e chiaramente consapevole delle responsabilità dell'uomo sull'ambiente. Infatti subito dopo pubblica in primo piano la Birkin di coccodrillo per sponsorizzare la sensibilità ambientale. Subito dopo, qualcuno ha fatto notare a Selvaggia che non si tratti della borsa in questione, ma di un'altra. A quel punto, ancora, la giornalista ha rincarato la dose così: «Non è una Birkin ma una Kelly? Sempre queste figure da povera io». Come sempre, Chiara Ferragni non ha replicato alle parole della Lucarelli, ed è probabile che non lo farà mai. Nel frattempo si concentra sulla sua storia d'amore con Giovanni Tronchetti Provera.